Ascoltavo poco fa l'onorevole Cappelletti che tentava, temo inutilmente, di richiamare a una qualche coerenza di carattere programmatico. Temo, signora Presidente, colleghe e colleghi, che a forza di mutare le mutande, la politica faccia fatica a ricostruire una qualche coerenza. Siamo passati nel giro di pochi anni dalla secessione del Nord alla secessione dei ricchi, ma forse questo è piuttosto coerente con l'intento di una Lega nata popolare e arrivata elitaria. Siamo di fronte a una maggioranza che spiega all'Italia che tanto ci sono i LEP e che non c'è nulla di cui preoccuparsi, ma che boccia ogni emendamento che ne chieda l'attuazione e che rimuove sistematicamente il fatto evidente che per garantire i LEP servirebbero dei soldi. Ma siccome i soldi non ci sono, perché ne servirebbero tanti, l'inganno di questo sfascia Italia del ministro Calderoli appare di ora in ora più chiaro. Ma ciò che appare chiaro, e questo è il vero problema, è che per una parte larga della politica italiana la politica è diventata una barzelletta. Perché vedete, colleghi e colleghe, la politica è una cosa più semplice di quel che si pensa. È l'esercizio e la responsabilità di una scelta. In politica non si può fare tutto e il contrario di tutto, e per cui lo dico subito, diciamo, anche a chi continua a rivendicare ogni volta ciò che è stato fatto prima. Siccome io che in questo Parlamento ci sto da un po' di tempo, di cose che sono capitate ne ho viste tante, e di quelle cose lì però non ne ho votata mai manco una, questo argomento attacca pochino. Quello di cui dovreste preoccuparsi invece, dovremmo tutti preoccuparci, è che se l'ipocrisia diventa il tema dominante della discussione pubblica, alla fine è la politica che ne è svilita. Noi abbiamo una Presidente del Consiglio che in questa campagna elettorale si è definita, lo ha fatto più volte per la verità, orgogliosamente borgatara. Poi si è rivolta, diciamo, a noi, ad alcuni di noi, ha detto per voi della sinistra radical chic. Questa è un'offesa. Ora io non mi sento radical chic, ma di sinistra sì. E voglio dirvi che non è un'offesa per niente. Ma se ti rivendichi orgogliosamente borgatare, la prima cosa che fai quando arrivi al governo è svuotare il fondo affitti per regalare 300 milioni alle squadre di Serie A. Ma lo capite che non c'è più niente che fa il paio tra ciò che si fa e ciò che si dice? Questa è la verità. Per questo questa discussione va così. Perché siete tecnicamente dei truffatori, truffatori. State truffando il paese. Raccontate un imbroglio, Colleghi, tecnicamente, politicamente. in quest'aula State abbiamo calmi, sentito questo termine state più calmi. volte. Meno Quando la Presidenza in piena testosterone interviene, che collega fa anche Monicone, ragionare me, meno collega Fatoiani, testosterone. aspetti un attimo. Sì, no, perché. Colleghi, c'è la Presidenza per moderare il dibattito. Ho invitato tutti, e lo ripeto per il collega Fratoianni. Colleghi, però almeno la Presidenza. Collega Messina, non è un dibattito tra me e lei. L'ho detto prima al collega Scotto, vale anche per lei. Collega Messina, si sieda o la richiamo all'ordine? Colleghi, silenzio, silenzio. Allora, ripeto per tutti, dovete usare terminologie e toni adatti a quest'Aula. Dopodiché, in quest'Aula ci sono termini che ad alternarsi di maggioranza e opposizione abbiamo sentito molte volte, quindi comprendo che a seconda di dove ci si trovi, diano naturalmente abbiano un impatto diverso su ciascuno di voi, dopodiché c'è la Presidenza per moderare il dibattito. Quindi vi prego di lasciare questo onere, che vi assicuro in questo momento è un onere, alla Presidenza e di parlare se avete la parola. Ciascuno di voi ha il diritto di intervenire quando vuole, non di urlare mentre sta intervenendo un altro collega. Quindi d'ora in poi veramente sarò anche molto più netta con i richiami all'ordine. Però, colleghi, vi prego di utilizzare terminologie e toni adatti a quest'Aula. È un dibattito importante, teniamo i toni e i termini adeguati. Prego, collega Fratoianni, mi perdoni No, grazie l'interruzione. Presidente, ma ho concluso. Diciamo, dovrà riconoscermi che non sono aduso a usare termini impropri. Ecco. Possono essere sgradevoli o faticosi per chi li ascolta, ma per ragioni di ordine politico, non legate, diciamo, all'uso della lettera dell'italiano, alla quale sono peraltro particolarmente legato. Finisco qui, ma il punto è questo: la verità a volte fa male, ma la verità è questa. State sfasciando il paese, lo fate imbrogliando
i vostri che nelle regioni del Mezzogiorno si impegnano a nome vostro a garantire equità, uguaglianza nelle prestazioni. Lo fate imbrogliando l'intero Paese, raccontando che questa riforma lo renderà più competitivo, quando è evidente che anche su questo fronte produrrà un gigantesco disastro. È un imbroglio politico, questa è la verità. E se fa male, pazienza. Grazie, onorevole.